sportivi, buonasera qui dalla Pala Verde di Treviso da parte di Matteo Gallo, al mio fianco Fabrizio Nattola, allenatore dell'Under 19 della Pallacanestro Varese. Buonasera a tutti. 14esima giornata, diciamo, del campionato italiano di ritorno di fronte a una classica Treviso contro Varese, una classica che speriamo si possa ripetere anche l'anno prossimo, visto che anche a Treviso hanno seguito dopo l'addio di Benetton la strada del consorzio con Universo Treviso che dovrà sostenere il prossimo futuro dei Verdi della Marca. Una sfida che vanta più di 60 precedenti, 32 successi dei padroni di casa, 29 quelli di Varese. Una Cimberio che a Treviso però è sotto 19-9, sebbene però è dall'11 ottobre 2007 che Treviso non riesce più a battere Varese, allora finì 7-8-6-3 con la Cimberio sconfitta. E diciamo che si presentano di fronte anche le due squadre più fallose dell'intero campionato, quindi potrà essere magari che avremo una partita nervosa, magari anche difficile vista la posta in palio, visto che per Treviso è l'ultima possibilità per rientrare ancora nel giro che conta, ovvero per cogliere l'ottava posizione per i playoff. Per Varese, dopo due sconfitte in fila, la tensione potrebbe essere palpabile per cercare il risultato da parte degli uomini di Cialire Calcati. Ma veniamo un po' ad analizzare, Fabrizio, la partita dal punto di vista tecnico-tattico. A tuo parere, quali sono le armi che Calcati dovrà usare per uscire vincitore e migliore da questa trasferta? Come in ogni partita, io credo da allenatore che la cosa importantissima sia quella di difendere, di stare particolarmente concentrati su ogni particolare e soprattutto limitare quelle che sono poi le loro bocche di fuoco, come il nostro vecchio ex Thomas, che sicuramente se lo attivano con qualche metro di vantaggio, può essere veramente letale. Poi naturalmente cercare di essere, come dicevi te, molto concentrati e precisi anche ai tiri liberi, sfruttando i bonus, visto che nei precedenti sono partite che sono state molto fallose, e quindi mantenere alta la concentrazione per poi fatturare anche dalla linea dei tiri liberi. Per Varese, recuperato Temu Rannico, che torna a essere a disposizione di coach Cialire Calcati, qui inquadrato dalle telecamere. Assente quindi Tony Widen, che torna in tribuna pur essendo partito ed è qui con la squadra Treviso. Per quanto riguarda invece Treviso, non vi sono problemi di formazione. Ricordiamo, all'andata Varese vinse 96-80 con 25 punti di Avarà da una parte, 19 dell'ex Sani Becirovic, giocatore che è spesso faro nelle prove soprattutto positive di Treviso, quindi attenzione anche al talento e alla classe dell'ex Panathinaikos. Varese dovrà difendere la più 16, però è chiaro che non bisogna assolutamente limitarsi a questo banale aspetto. Anzi, Bulleri nel pre-partita diceva: noi, per noi questa è una partita in cui bisogna dare assolutamente tutto, scendere in campo concentrati e motivatissimi. La differenza canestri non ci importa più di tanto, l'importante è uscire vincitori contro Varese, quindi attenzione perché la Benetton giocherà col coltello tra i denti. Sono tutte partite che, dove secondo me, o per un obiettivo o per un altro, tutti si giocano qualcosa. Io dico che dobbiamo, secondo me, avere lo stesso impatto, la stessa buona mentalità che ci abbiamo messo nei primi due tempi contro Cantù, sfruttando sicuramente in più il rientro di Rannico, che oltre a darci pericolosità a livello offensivo è anche un giocatore che ci dà tanta tranquillità nella fase di impostazione di gioco. Quindi tutto pronto, mentre avete inquadrati gli ultras della curva trevigiana, presente anche un discreto manipolo di tifosi varesini molto rumorosi nella prepartita. Mentre attenzione anche perché Treviso è una squadra, tra l'altro, che gioca spesso sempre con due lunghi di ruolo, quindi un altro fattore da analizzare. E soprattutto a volte gioca anche con quintetti un po' atipici, o meglio, se così permettiamo, con Gori e Moldoveanu insieme. Sono due giocatori a cui piace molto giocare esterni sulla linea del tiro a tre punti. Una squadra abbastanza dinamica, è tutta una squadra che presenta, Fabrizio, un centro veramente condizionante come Cuccarolo, 221 centimetri, non sono mai facili da mettere in campo, soprattutto ora, oggi che si gioca spesso con la palla piccola, diciamo così, per usare un termine tramutato dall'americano. Sì, poi però, come in tutte le cose, bisogna coniugare il fatto di avere un giocatore con queste caratteristiche col poi dare la palla, perché spesso e volentieri magari si gioca un po' meno a livello interno,
quando invece con un giocatore di tali caratteristiche dentro, dar dentro la palla potrebbe essere un'opportunità molto molto buona. Quindi si è iniziato a giocare quindi qui a Treviso con Varese che manda in campo Rok Stičević, playmaker con la maglia numero 6, Phil Goss con la maglia numero 5, guardia, Kangur e Diawara nelle due posizioni di ala piccola e ala forte, mentre vediamo qui guardato Stičević, autore del primo fallo, e infine con la maglia numero 8 il centro Jan Artals. Risponde invece Treviso con il giovane De Nicolao, maglia numero 10, playmaker, Vigiano in ala piccola con la maglia numero 20, Cuccarolo, avevamo citato poc'anzi, subito in quintetto base con la maglia numero 14, Joby Thomas, guardia, con la sua classica maglia numero 11. Troviamo gioco 2 che non va per un attimo a parte di Treviso, con Varese che quindi riesce a recuperare il pallone. Primo possesso offensivo a disposizione della squadra di Charlie Recalcati con Stipcevic che si allarga, e sarà importante anche per il croato il ritorno di Rannico, giocatore fondamentale negli equilibri di Varese, anche per gli equilibri dello stesso Stipcevic. Ora un brutto passaggio di Goss, prima palla persa da parte di Varese che deve cercare anche di evitare questo tipo di errori, tante anche le occasioni perse pochi giorni fa in quella del Pianella di Cantù, con Varese che spesso ha buttato via palloni, Fabrizio, anche in maniera abbastanza banale. E purtroppo, come dicevo inizialmente, dobbiamo stare concentrati su ogni pallone, su ogni possesso, anche perché il fatto di giocare, di attaccare male, poi spesso e volentieri si traduce in palloni persi, quindi cercare di fare delle buone letture, ma d'altra parte abbiamo anche i giocatori che secondo me possono fare questo tipo di gioco, ripeto, mantenendo altissima la concentrazione. Inquadrato per un attimo coach Sasha Georgievic, Goss per la tripla di Kangur che va a segno. Varese mette a referto i primi punti dell'incontro con la bomba dell'Eston, ex Villeurbanne, 3-0 in favore della Cimberio, con ora Thomas che apre il gioco per Jeff Vigiano, su cui c'è la marcatura di Christian Kangur. Arriva al blocco di Cuccarolo, cambio difensivo da parte di Varese, sceglie di attaccare il cambio difensivo a Vigiano, poi con un buon movimento va a realizzare i primi due punti anche in casa Benetton Treviso, 2-3 dopo pochi minuti di gioco, quasi due qui giocate a palla verde. Ora Kuba Diawara va a subire il fallo della difesa, anche se quasi al limite visto che ha rischiato tantissimo il giocatore Vasini, incappare un'infrazione di passi. Con il mio fianco Fabrizio faceva il gesto classico della fischietta arbitrale dei passi. Vedete, già entrato in campo Gori, anche con la maglia numero 8, classica suo numero, sempre qua nelle stagioni italiane, già tre stagioni, questa è la mezza in più, diciamo così, visto che è arrivato a stagioni in corso. E Anartaz con una forzatura va a sbagliare, c'è il fallo sotto canestro, stavolta è colpa di Diawara, quindi primo fallo anche per il francese di Varese. E attenzione anche ai falli, Varese già due falli di squadra dopo poco più di due minuti di gioco, Fabrizio. Dobbiamo stare molto attenti anche perché Diawara già tre giorni fa a Cantù ha speso falli subito pronti via all'inizio e ha giocato un po' condizionato, no, da questo aspetto qua, quindi dobbiamo cercare, se proprio dobbiamo spendere, di spendere in maniera intelligente, magari spalmandoli su tutti i minuti. Palla, intanto rivediamo qua nel replay, Marcus Gori che chiude il palleggio, poi chiaramente va a perdere il perno, quindi infrazione di passi da parte di Treviso che restituisce quindi il favore a Varese. Una gara di certo, diciamo prima, fallosa, in questo momento lo è anche per errori delle due formazioni, non soltanto per i falli spesi da entrambi. Ora una buona azione difensiva da parte di Jeff Vigiano che va a stoppare Kuba Diawara. Poi arresto e tiro, un passo dentro l'arco, solo rete per Joby Thomas. E questo è un qualcosa che sappiamo essere nel bagaglio tecnico dell'ex varesino, che porta avanti per la prima volta a Treviso, 4-3. Con Stičević che chiama il blocco dello stesso Jan Artals, che poi cerca di farsi vedere, copre bene il campo però Cuccarolo, cambia lato Varese. Con Kangur ad aprire per lo stesso Talz, in punta la lunetta. A momenti quasi la palla sembra voler uscire, poi la Cimbero viene premiata con Talz che va a realizzare i suoi primi due punti dell'incontro.
Nocimbero che sorpassa nuovamente, anche se in questo frangente dell'incontro ha poco senso, diciamo, questa serie di spalla a spalla. Thomas contro Goss, presente e passato di Varese, poi cerca il passaggio per Cuccarolo, che un po' ingenuamente, diciamo così, si fa fermare col corpo da parte di Kangur, poi va ad attaccare la difesa Phil Goss, seconda azione consecutiva in cui Varese con l'aiuto del ferro trova anche il canestro. Buona comunque che iniziativa di Goss, e Varese ha bisogno, Fabrizio, delle iniziative dell'esterno arrivato dal Villeurbanne, visto che a Cantù non è andata proprio benissimo per Phil. No, non è andata bene, però lui è un giocatore che a Varese serve, perché è molto bravo a leggere le situazioni, è molto bravo a trovare degli scarichi anche facendo giocare i lunghi. Adesso abbiamo preso un rimbalzo difensivo che vale oro e speriamo di giocare un buon attacco. E Cuccarolo si è mangiato l'ennesimo canestro della sua partita, anziché cercare di andare magari un po' rudemente a schiacciare. Stipcevic ora va a cercare la conclusione, mentre ci dicono che c'è una mancanza di segnale, quindi non arrivano le immagini. Vediamo se sarà un problema risolvibile a breve. Chiaramente intanto abbiamo visto una partita, Fabrizio, dove ci sono tanti, tanti errori da una parte e dall'altra. Probabilmente quello che dicevamo prima, si sente un po' la tensione del risultato da ambo le parti. Sì, anche se però giustamente, come anticipavi tu, diciamo che queste fasi iniziali servono di più come studio tra le due squadre per capire bene le dinamiche offensive e attaccare in maniera giusta e corretta. Ecco. Sarà molto più importante rimanere attaccati alla partita più avanti, insomma, nelle fasi un po' più terminali del match. E soprattutto una Varese che sta cercando di attaccare l'area colorata, quello che magari è un po' una dimenticanza della Cimbera, mentre arriva anche una bomba di Phil Goss, seguita poi in rapida successione da una palla persa di Viggiano con successivo contropiede di Kangur. 4-12 per Varese dopo 5 minuti di gioco. Quindi una Varese, insomma, che sembra trasformata rispetto a quella, bisogna dirla, deludente del Pianella di Cantù, dove obiettivamente se non si riesce a battere quel tipo di Cantù, difficilmente Varese potrebbe riuscire contro una Cantù magari a pieno regime. Sì. Quella è veramente forse una partita, una occasione persa da parte della formazione di Charlie Recalcati. Sì, consideriamo sempre che Cantù, secondo me, anche a organico ridotto per gli infortuni che tutti conosciamo, è sempre una signora squadra, è sempre una squadra che ha fatto l'Eurolega, è una squadra che gioca bene, quindi mi sento di dire che sicuramente per tanti potrebbe essere stata un'occasione persa, però insomma ricordiamoci che Cantù è sempre Cantù. Intanto una Varese in difesa con Ortner entrato in campo ora nelle file di Cantù al posto di Cuccarolo. Va a sbagliare ancora un'altra conclusione Treviso, quindi 4-12 sempre in favore di Varese. Phil Goss che chiude il palleggio quasi al limite dell'infrazione di passi. Blocco di Tazio, Prestićević si apre sul perimetro, poi finta il passaggio, parte col palleggio, scarico per Kangur che oggettivamente sbaglia completamente e poi va a spendere fallo per bloccare il contropiede di Treviso. Però in quella occasione l'Estone ha completamente sbagliato, ha cercato un passaggio in più quando invece da quella posizione doveva cercare il tiro. Sì, o il tiro o anticipare la scelta di passaggio, invece l'ha ritardata e ovviamente a livello difensivo hanno chiuso tutte le linee e quindi è venuta fuori una palla persa purtroppo per Varese. In campo anche l'israeliano Gal Mekel con la maglia numero 6, playmaker di Treviso, non una grandissima stagione la sua finora, visto che arriva un po' con i galloni della Rising Star, ovvero Stella Emergente, visto anche quanto di buono aveva fatto la sua squadra in Israele nella scorsa stagione. Era un passaggio lob per Kuba Diawara, troppo sotto canestro, va a sbagliare la conclusione, recupera Joby Thomas che vuole attaccare Phil Goss, poi c'è ancora il cambio di marcatore difensivo, Viggiano con spazio prende la tripla e la realizza l'ex Milano,
Treviso si avvicina, 7-12, errore difensivo da parte di Varese che aveva concesso troppo in questa occasione all'italo-americana di Treviso. Ora altro blocco, questo leitmotiv iniziale di Talz per lo stesso Stipcevic. Goss si arresta, suo classico tiro col passo indietro, solo rete per lui. 7-14, Varese doppia Treviso in questo avvio di gara quando mancano poco più di 2 minuti alla fine del primo quarto. Con Joby Thomas, su cui arriva per un attimo anche l'aiuto di Taz, che comunque sta giocando una buona gara a livello difensivo l'estone. Dopo comunque il buon spezzone anche disputato con Cantù, virata di Galmekel, però è viziata da un'infrazione di passi, un passo di troppo da parte del nazionale israeliano che si lamenta con gli arbitri, mentre entra in campo con la maglia numero 17 Vlad Moldoveanu, rumeno, lui che è un idolo nel suo paese, visto che praticamente è il cestista a più alto livello che vanta in questo momento la Romania, e tra l'altro anche i genitori sono stati in passato dei nazionali. Grave errore da parte di Varese, incredibile palla persa con poi Becirovic che grazie a Gricita da Cimberio ma non riesce comunque a recuperare. Ma attenzione, queste sono delle disattenzioni che possono essere pagate a caro prezzo, anche perché si concede una tripla a Treviso, un altro rimbalzo, altro possesso ancora nelle mani di Treviso con Mekel che va a forzare, perde però il pallone. Qua Treviso non è riuscita a monetizzare ben 3 possessi, a testimonianza forse delle difficoltà attuali della formazione di Kojorgevic. Però vediamo intanto recalcati e corre ripari inserendo Temurannico. Fabrizio, questi sono errori, penso che a un allenatore facciano rizzare qualcosa di più che non solo i capelli. No, è verissimo, anche perché guarda, in 20 secondi credo che siamo passati, proprio una ventina di secondi, sono capitate tante cose che per un allenatore ovviamente non sono certamente buone, quindi un mancato rientro da parte nostra sul tiro sbagliato, palla persa e tiro sbagliato, una palla persa di Treviso e un 3 contro 1 nostro, poi vabbè con un fallo subito. Punteggio che non si schioda dal 7 Treviso, 14 Varese. Allora Mekel che cerca di attaccare Temurannico che passa dietro il blocco, poi c'è lo scarico per Moldoveanu in post medio per Sani Becirovic contro Stičević, mentre manca 1 minuto e 40 circa alla fine del quarto. Altro errore da parte di Sani Boy e c'è il rimbalzo del suo mancato connazionale Stičević, in quanto è nato a Maribor in Slovenia ma è di chiara nazionalità croata. Arriva un fallo lontano dal pallone del cui inquadrato Vlad Moldoveanu che va a spendere il suo primo fallo personale. Vediamo qua si lotta in ala tra Moldoveanu e Diego Fardo, fallo che viene sanzionato anche se forse si poteva anche lasciar correre. Ogni volta siamo qua a non riuscire tanto a capire poi il metro, no? Perché a volte si lasciano correre, altre volte magari si tende a essere troppo fiscali. Io credo che a certi livelli, se non c'è proprio un evidente vantaggio, io lascerei giocare, ecco. Mentre entrato in campo il capitano trevigiano Massimo Bulleri al posto di un positivo Viggiano che finora ha 5 punti con il 100% al campo. Buono il passaggio di Kangur per Fardo che però sbaglia tutto. Stipcevic sulla sirena dei 24 va a prendere la tripla, la sbaglia. C'è apertura proprio per lo stesso Bulleri da parte di Treviso, sfrutta il blocco, si butta dentro e poi c'è la fischiata, ci pare i danni forse lo stesso Diawara che incappa nel suo secondo fallo personale. Questa è una brutta notizia per Varese che perde il suo miglior marcatore. Vediamo qua netto il fallo da parte di Diawara che ha messo il corpo e anche un po' di mani addosso a Vlad Moldoveanu e quindi esce. Ci pare proprio lo stesso Diawara, entra Davide Reati, giocatore che sta dando molto sotto l'aspetto difensivo, magari manca qualcosa a livello realizzativo per il giocatore che ha assaggiato anche la maglia della nazionale. Ora va a sbagliare ancora Sani Becirovic, non certo un grosso impatto sulla partita, con ora anche il fallo speso in maniera abbastanza inutile, forse nervoso l'ex varesino Fabrizio. In effetti anche adesso si è visto lamentare con l'arbitro, probabilmente un fallo subito e poi invece fischiato successivamente a lui. È ovvio che la mancanza magari di trovare canestro
non lo rende tranquillo, e quindi anche qua devono essere bravi gli arbitri, però magari nel limite a farlo un po' sfogare senza poi magari fischiare qualche tecnico, che alla fine sono sempre brutti, no, da vedere. Certamente, si è visto chiaramente il labiale che è andato all'arbitro dicendo era fallo lì, era fallo proprio. Vediamo, questa può essere comunque una nota negativa per Treviso, avere il proprio, diciamo, miglior giocatore, giocatore di maggior talento insieme a Thomas, che sente la partita in maniera negativa, con Temurannico che va fino in fondo col sottomano, 7-16, Varese in controllo in questo primo quarto di gioco. Allora la palla che esce sulla tocco proprio di Davide Reati, mentre qua è inquadrata la panchina varesina anche con il fisioterapista armenese. Mekel sfrutta il blocco da parte di Ortner e poi c'è il fallo proprio dello stesso Ortner, un blocco giudicato in irregolare in movimento. Qua sembra che la terna arbitrale guardata da Paternico durante il vicino forse si voglia un po' ergere a protagonista, bisogna cercare anche di lasciar giocare i giocatori. Probabilmente loro hanno letto le statistiche e hanno detto questi fanno tanti falli, bene, li sanzioniamo dall'inizio alla fine. Stanno mettendo alla prova il sistema nervoso di giocatori e panchina, perché poi alla fine quando fai tanti fischi in successione di questo genere è chiaro che ti devi aspettare anche delle reazioni, però io dico che tutto sommato tecnicamente ha fischiato anche delle cose che ci potevano stare. E ora invece Varese va a perdere la sfera in quanto Temurannico sulla ricezione pestava con un piede la linea laterale, quindi palla persa da parte di Varese ed è la terza in questo quarto da parte della Cimbereo contro le 6 già perse a Treviso, quindi percentuale altissima. Ora un blocco che questo sì era falloso, almeno ci pare, da parte di Ortner su Rannico con le due mani che spingevano a terra il giocatore, non è stato sanzionato. Invece arriva canestro e fallo per Treviso. Vediamo rialzarsi il capitano, qua vediamo il fallo da parte di Diego Fardo, fallo speso male da parte dell'italo-spagnolo. Bisogna andare in quel caso lì più cattivi, nel senso impedire di andare a tirare al giocatore, come viene insegnato sin dal mini basket. Tu Fabrizio che fai il settore giovanile penso che è una cosa che, diciamo, si insegna sin da subito ai ragazzi. No, è vero, anche perché un'azione potenziale di due punti ne prendi un punto in più e soprattutto magari carichi di fallo il giocatore che in quel momento lì magari non ha bisogno di prendersi dei falli, ecco. Si chiude qui quindi il primo quarto di gioco dalla palla verde di Treviso, Varese avanti 14-7 con un buon field goal, 7 punti, 2 su 2 da 2, 1 su 1 da 3 punti e 4 su 9 da 2 per Varese, 2 su 4 da 3 punti contro il 2 su 10 da parte di Treviso e 1 su 2 da 3, sempre da parte di Benevento, anche è abbastanza spuntata in questo primo quarto. E ora lanciamo pubblicità. Ricollegati qui dalla palla verde di Treviso con Varese che comanda, quindi dopo un buon primo quarto, nonostante qualche piccola imperfezione, però c'è da dire che Treviso in questo caso è stata forse peggio di Varese in campo per quello che si è visto in questi primi 10 minuti di gioco. Diciamo che abbiamo avuto noi un buonissimo impatto sulla partita, a parte i due falli di Cuba, direi che abbiamo fatto un buonissimo quarto sia davanti che dietro, anche con delle buone letture. È chiaro che adesso, come anticipavamo all'inizio, dobbiamo mantenere la concentrazione per questo quarto e per tutta la partita, perché chiaramente Treviso non ci starà a ripetere un quarto come il primo. Perché il Cati conferma gli ultimi 5, ovvero Kangur, Rannico, Stipcevic, Reati e Fardo. Risponde Giorgic, mentre ora c'è Reati un passo dentro l'arco. Gone. Giorgic conferma anche lui, Bulleri, Mekel, Ortner, Moldoveano e infine Sani, magari di mettere anche in ritmo l'ex nazionale sloveno. Moldoveano con il tiro a 3 punti, completamente la mira, non è da lui che è un buon tiro.
tiratore dall'arco in questo 6,3% dalla linea di 6,75. Stičević quasi a cercare il fica per Re, scusate, Kangur, che poi scivola, perde il pallone. Abbiamo qui un abbastanza caldo Giorgic, che aveva etichettato questa gara come la partita per Treviso, per cercare di stimolare anche cioè in maniera positiva, mentre invece occhio tra Paternico e Celi Recalcati, con un arbitro che è molto, diciamo, abbastanza protagonista nelle sue partite. Vedremo Marco sempre per Nibeciru. Ci arriva un altro fallo in attacco, un altro blocco di Benjamin Norter, è il suo segnale. Vediamo qua il fallo su Davide Reati da parte di Orter, e rientra in campo Marcus Gori, la maglia numero 8, proprio al posto dell'Austria. Grandissima partita anche per il miglior giocatore austriaco di Treviso in questo momento, vanta due giocatori magari di nazioni non basket, ma che in patria sono un po' dei veri idre. Io ricordo Sasha Knezevic, non so se Fabrini Mecker, passato da Varese, che mi sembra che attualmente faccia il modello col basket, diciamo che più nell'Austria che non ha alla pallacanestro. Ola della palla verde, Beciric, cattura di Reati, scarico fuori per Bulleri, Ciric ancora, e c'è il fallo stavolta della difesa. Reati incappa nel suo primo fallo personale, sarà rimessa per la Benetton Treviso quando 12° minuto di gioco qui alla palla con Sani Beciric, che si incarica proprio della dove hanno a ricevere Bulleri. Michele, un quintetto finora con pochi punti, anche se tutta la Benetton è stato veramente poco in questa gara, memoria anche magari della buona difesa varesina. Ora tiene il primo contatto Beciric, poi va a sbagliare il sottomano rovesciato, riparte Varese, Goss contro Michele, duello tra piccoli, visto che entrambi non raggiungono il 1,90 m. Kangur cerca la posizione, trova anche il passaggio Diego Fardo, scarico fuori, e c'è un altro fallo in attacco, ci pare sempre, mentre chiedono il canestro, ma non ci pare venga convalidato. Fallo da parte di Kangur, se non mi sbaglio, fallo di Kangur, primo personale per lui. Vediamo qua sul blocco, diciamo che si può denotare che la terna tiene molto a guardare questo tipo di contatti. Abbiamo visto finora forse addirittura 5-6 blocchi regolari fischiati in questa partita. Oggettivamente almeno due non ci stavano mai fischiate, però Varese deve essere abile a leggere prima di Treviso questo tipo di metro arbitrale. Sì, però nel caso dell'ultimo fallo nostro io lo trovo giusto, perché Rannico ha fatto canestro, ma Orten ha fruito anche di un blocco irregolare, insomma, non aveva una posizione ottimale per un bloccante. Diego Fardo con il canestro anche in esitazione. 11-18 in favore di Varese, che tiene comunque le redini dell'incontro ben salde. Bulleri si arresta da oltre l'arco e mette la bomba, l'ex nazionale italiano. 14-18, Varese avanti di 4 lunghezze con Teemu Rannikko. Si smarca lungo la linea di fondo Phil Goss, c'è un passaggio schiacciato per Diego Fardo, che ha quel tipo di tiro nelle corde, con un tanta fortuna entra anche il canestro Diego Fardo, che viene premiato magari per l'errore precedente. 14-20, costanti vantaggi varesini, più abile a leggere magari il campo e a trovare anche l'uomo libero. Invece anche in questa azione ti ho visto tiro forzato comunque da parte di Treviso, non pienamente libero da parte di una Benetton che non cerca sempre l'uomo libero. Davide Reati cerca di attaccare Vigiano, c'è il passaggio per il taglio di Fardo, che non riesce a tenere il pallone, contropiede da parte di Treviso dietro la schiena per Vigiano, che va a realizzare in sottomano. Quindi sovrannumero, 4 contro 1, impossibile, o meglio sarebbe stato deleterio un altro errore da parte di Treviso.
No, noi dobbiamo però fare meglio il rientro in transizione difensiva. Ovviamente Treviso ne ha beneficiato in questo caso. E dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare molto molto concentrati. Adesso un altro tiro sbagliato. Kangur, un tiro comunque giusto perché aveva tanto tanto spazio tra sé e il primo difensore, che forse era anche sotto canestro in quel caso, perché non aveva saputo se andare ad aiutare o meno, quindi era rimasto sul proprio uomo. Ora Viggiano contro Reati, scarica fuori per Bulleri che prenderà il blocco di Gori. Cambio difensivo di Varese, la Benetton va da Gori che sbaglia, però è troppo solo, troppo libero di prendere il rimbalzo. Poi c'è una palla recuperata in qualche modo da parte di Varese, arriva netto il fallo da parte di Massimo Bulleri, però c'è una costante nelle ultime gare di Varese che è la disattenzione nel tagliafuori difensivo. Sì, adesso siamo stati bravi ad avventarci su questa palla vagante e a ripartire con Rannico. Dobbiamo difensivo e soprattutto anche ai primi passaggi d'apertura per usufruire poi di situazioni di contropiede. 16-20 il punteggio quando siamo alla metà del secondo quarto. Phil Goss ora a gestire il pallone come playmaker, gliela sporca per un attimo la difesa trevigiana, scarica fuori per Talz che non se la sente di prendere il tiro pesante. Temurannico, apertura per Cuba Diawara che va a sbagliare la conclusione dall'arco, c'è un rimbalzo da parte di Janar Talz. Varese con due lunghi pure in campo, più un Cuba Diawara che gli piace molto giocare vicino a canestro, si alza e realizza. 18-22 per Diawara, sono i primi due punti dal campo, con un Recalcati anche che tra l'altro si azzarda a mettere in campo Diawara pur con due falli a carico. Vedremo se verrà ripagato da punti e se questo rischio non porterà al terzo fallo del francese. Lui deve imparare a gestirsi un pochino, secondo me giustamente Charlie cerca di schierare il quintetto che gli in questo momento qua gli può dare qualcosa a livello proprio di schieramento in attacco, e tant'è vero che vabbè, dopo la bomba sbagliata ha fatto subito un buon canestro con un tiro aperto. Ortner con il blocco per Mekel che poi scarica fuori per Gori, non prende il tiro, passa nei secondi. Treviso deve andare a prendere questo tiro, lo schedere dei 24 con Gori, lo sbaglia, c'è rimbalzo di Diego Fardo, apertura per Temurannico, lob per Cuba Diawara ed è un gioco da ragazzi lui andare a realizzare. In questo caso il difensore si è fatto letteralmente uccellare, se permettete il termine, difendendo davanti a Diawara, che anche avete visto come ha saputo usare bene il, diciamo, più che il corpo le braccia per dare quella leggerissima spinta che gli arbitri non sanzionano e avere tutto lo spazio per andare a canestro. E Diawara è un giocatore completo, perché è un giocatore, come dicevi te giustamente, che sa prendere delle buone posizioni schiena canestro, come in questo caso, costruendosi anche un tiro e dando una buona opportunità al passatore di fare un assist, ma è anche molto bravo a prendere posizione di perimetro e trovare dei tiri, quindi per chi difende non è mai facile fare la cosa giusta. Intanto parliamo di mercato, perché è vero, siamo ormai a fine aprile, eppure con le porte girevoli sempre aperte Siena ha ingaggiato Maciulis, ex Milano, quindi dopo che si stava allenando da qualche settimana con la formazione di coach Pianigiani, quindi un altro lituano alla corte senese dopo Kaukenas e Lavrinovic. Questo per tutelarsi dai vari infortuni che stanno attanagliando la formazione mensanina, e va guardato con una certa attenzione, perché diciamo che al momento attuale sembra anche l'incrocio più possibile per Varese in caso di arrivo ai playoff. L'ottavo posto ormai ci pare quello più probabile per Varese, diciamo al 90% delle possibilità. È chiaro che Siena è una formazione, Fabrizio, ha vinto gli ultimi 5 campionati, vuole vincere il sesto di fila così di entrare nella storia, che così nessuno mai. Sembra un incrocio impossibile per Varese, ma iniziamo intanto a vincere queste ultime quattro partite magari di campionato, abbiamo preso questa Treviso e poi prenderemo quello che capita. Sai, Varese sicuramente, se raggiunge l'obiettivo playoff, è un buon per quello che è la squadra, ma soprattutto una soddisfazione per come poi si è ottenuto. Siamo entrati in una buona condizione nel momento migliore. Siena è una squadra
per tanti inarrivabile, una squadra che è abituata a vincere, una squadra che ha un roster assolutamente di primo livello e che dire, io sono comunque fiducioso perché Varese, a parte che nella partita di regular season ci ha vinto contro Siena, ma poi Varese è una squadra che con l'entusiasmo, con il buon gioco, con tutte queste belle cosette qua, con Siena può comunque fare anche una buona figura secondo me. Torniamo sul campo, ora con poco meno di 3 minuti da giocare, o meglio 3 minuti in questo istante da giocare, 3-0-3-0-5 per l'esattezza, con Bulleri che va a spendere il suo secondo fallo personale. E vediamo qua la penalità spesa su Temu Rannico, con il capitano varesino autore tutto sommato di una prova di sostanza in questa gara, rientro, ricordiamo, dopo il piccolo infortunio, è tenuto fuori contro Cantù per il solito problema al ginocchio. Ora con una tripla da lontanissimo Temu Rannico, 5 punti per lui in questa gara, 16-27, Varese al massimo vantaggio in questa partita, con Jeff Vigiano ad aprire per Joby Thomas, che si è visto poco, l'ex Olimpia Milano. Ortner, anche lui più danni della grandine finora per il lungo austriaco nelle formazioni di Treviso in questa gara. Ancora un'altra volta un tiro allo scadere, Joby Thomas va a trovare un canestro di classe, forse l'ho un po' chiamato, diciamo così, con Treviso che sale a quota 19. Fardo ora con il tiro poco oltre la linea del tiro libero, lo sbaglia, c'è il rimbalzo da parte di Treviso con Massimo Bulleri a gestire questo possesso, si fa vedere Vigiano ma non viene servito oltre, diciamo così, la difesa varesina. Thomas si sente carico, prende un'altra bomba, a segno, 6-0 personale da parte di Joby Thomas, e questo tirato fuori letteralmente dal cilindro questo canestro. Sì, anche se lui è un giocatore che sfrutta molto il momento, quindi veniva da un canestro preso dandogli magari qualche vantaggio in termini di distanza, è un giocatore che secondo me quando ha questi momenti qua va proprio trattato al limite del fallo. Quindi ricordiamo una Varese comunque sempre in vantaggio, 22-27, Treviso che sta tirando con il 4 su 7 a 3 punti contro un 3 su 7 a 3 invece di Varese, percentuale abbastanza speculare, ma diciamo che la buona notizia almeno in casa varesina è non abuso nel tiro pesante, visto che nelle ultime gare è stata apparente una quasi eguaglianza tra i tiri presi da 2 punti e i tiri presi da 3 punti, denotano sempre che non c'è un certo equilibrio all'interno della squadra e nel basket espresso in campo. Oggi invece 18 tiri da 2 punti a fronte solo 7 da 3, quindi vuol dire anche una migliore lettura di gioco, e forse non a caso Fabrizio Varese sta finora controllando il match a livello del punteggio. No, stiamo andando bene anche in questo secondo quarto. Secondo me il discorso dell'equilibrio tra tiri da sotto e tiri dal perimetro dipende comunque sempre dalle letture, da ciò che fa la difesa, quindi il tiro giusto è sempre il tiro che va preso rispetto a quello che ti concede la difesa. 22-27, ultimi 60 secondi qui da giocare al Palaverde, con Phil Gossa più per Temu Rannico, pressing a tutto campo a parte di Treviso, viene punito con questa schiacciata di Diego Fardo a parte di Varese, che riesce a leggere bene la difesa trevigiana, trando subito l'uomo libero, nuovamente a più 7 da Cimberio, con Sani Becirovic a chiedere a Gori di prendere posizione, viene sedito troppo lontano dal canestro, si butta dentro, poi trova il fallo della difesa, viene punito Jan Artalza, autore del suo primo fallo personale, finora per lui 2 punti, 1 su dal campo, 3 rimbalzi, una gara tutto sommato discreta da parte della ex Tartu Rock. Niente, rientra anche Stipcevic nelle file varesine, che prende subito le piste di Bulleri, c'è il blocco di Ortner, fuori ancora per Marcus Gori, in ombra anche il numero 8 trevigiano, finora 0 punti per lui. Thomas si sente ancora il fluido della partita nelle mani, va a prendere un fallo della difesa, è lui che sta tenendo a galla Treviso in questo frangente finale del secondo quarto, e trova anche il secondo fallo di Phil Goss. Vi saranno 2 tiri liberi quindi da parte di Joby Thomas, che quest'anno nelle
20 apparizioni in maglia biancoverde, ha realizzato 10 punti a partita col 43% da 2 e il 32% da 3 punti. Lui che fa parte anche degli atleti di Cristo in Italia, un fervente religioso, va a realizzare entrambi liberi, 24-29, più 5 per Varese, con Goss che cerca di sfuggire al raddoppio di marcatura trevigiano, quasi al limite dell'inflazione, proprio sullo scadere degli 8 secondi il passaggio con cui Varese varca la metà campo. E dunque sono secondi preziosi rubati all'attacco varesino, con ora Cuba di Avarà che va a cercare di strappare il rimbalzo, che però è appannaggio della Benetton, palla per Gervigiano che batte l'avversario, poi solo Soletto liberissimo, non c'è nessuno in aiuto su di lui al rimbalzo, arrivano due punti abbastanza facili, 26-29, alto time out in casa varesina, sono bastate un paio di disattenzioni da parte di Varese per avere atteso subito le calcagna. È un peccato perché potevamo sicuramente avere un vantaggio più ampio stando un po' più attenti a partire da quella situazione di pick and roll quando abbiamo fatto fallo con Talz, e da lì in avanti forse l'unica cosa giusta che secondo me abbiamo fatto è stato fare un fallo su Thomas, che poi però purtroppo ha realizzato entrambi i tiri liberi. Ed intanto, sempre guardando in lungo lo stivale, arrivano voci forse un po' più confortanti da Roma, dove Totti a gennaio aveva annunciato il disimpegno. Sembra che probabilmente lo stesso Totti prolungherà di un altro anno la sua permanenza, in quanto pare che Zeppieri, che non è altro che il presidente nonché proprietario di Verona in Lega 2, voglia entrare anche come sponsor anche a Roma, visto che poi tanto si sta sviluppando il progetto parallelo da parte della Lazio Basket del presidente Santi di creare una specie di pool di imprenditori che possa rilevare Roma. Aggiungiamo noi con una piccola vispolemica, mi sembra, Fabrizio, che Zeppieri e Totti operino nello stesso settore, mi sembra che a Roma in quel settore magari qualche piccolo interesse c'è. Sai, io sicuramente, a parte le battute che poi possono essere sicuramente vere, io dico che è giusto che certe piazze abbiano la possibilità di avere delle persone dietro che gli permettano di comunque di esistere e gli permettano di fare campionati a buoni livelli. Roma ha una tradizione in questo senso ed è un peccato pensare che non ci sia nessuno che possa sponsorizzarla, che possa mandare avanti il loro progetto di fare basket in Serie A. Quindi questo vale per tutte le altre piazze grosse e importanti come Roma, ovviamente. Diciamo che il basket italiano è un basket di provincia, lo insegnano Cantù, lo insegna la stessa Varese, lo insegna anche magari la piccola Casale Monferrato arrivata quest'anno in Serie A, ma senza le grosse metropoli difficilmente potremo ampliare il nostro bacino e diventare un po' più numerosi di quello che siamo oggi, perché questo è uno sport veramente magnifico con mille emozioni. Mentre ultimo possesso del quarto, almeno così dovrebbe essere, arriva il fallo di Joby Thomas, quindi probabilmente non c'è ancora bonus da parte di Treviso, mancava ancora un fallo. Vediamo qua netto il fallo di Joby Thomas a bloccare l'azione di Rock Stichovic e bruciare ancora qualche secondo in più a Varese. Stichovic ora a sfruttare il blocco di Diego Fardo per prendere un tiro da lontanissimo, lo sbaglia. 4 secondi al termine del quarto con Michel che va a trovare, incredibile errore da parte di Varese, Cuccarolo con la schiacciata, tutto da rifare al 20esimo, 28 Treviso, 29 Varese. Non c'è vero che butta via nei secondi finali un vantaggio anche di 9 lunghezze, mentre rivediamo qua l'ultima azione del quarto, proprio allo scadere, lo schiaccione di Cuccarolo che mette a segno i primi due punti del suo incontro, quindi al 20esimo, ribadiamo, 28 Treviso, 29 Varese, pubblicità per noi. Tornato in diretta qui dalla Pallaverde di Treviso, con Varese avanti di una sola lunghezza dopo aver sprecato un congruo vantaggio sul 27-16. E quindi cogliamo intanto questi due minuti, ci separa inizio la partita, per parlare insomma con Fabrizio, visto che lui è allenatore dell'Under 19, in settimana è stata la novità del
nuovo, diciamo così, accordo tra Pallacanestro Varese e Roburet Fides per quanto riguarda la gestione dei gruppi giovanili, in quanto dall'anno prossimo si tornerà a esserci un interscambio tra le due formazioni, tra le due società, con l'Under 19 che verrà gestita sotto l'egida Pallacanestro Varese o Robur, e l'Under 17 al contrario, secondo come verrà scelta l'Under 19. Insomma, un accordo che sarà da fare, che soprattutto potrà portare dei benefici a tutte e due le formazioni varesine, chi lo sa, magari anche a produrre dei veri e buoni giocatori, magari anche per la Serie A. Ma guarda, è una cosa di cui io non posso che essere felice, perché innanzitutto è una cosa fatta per i ragazzi, per elevare il livello delle squadre, per dare delle opportunità per tutti, e quindi è già questa una cosa positivissima. Adesso confidiamo tutti quanti che vengano messe delle solide basi per mantenere questa bella cosa nel tempo, ripeto, perché mi sembra un'opportunità giusta sia da un punto di vista della ottimizzazione delle risorse, ma soprattutto da un punto di vista della qualità, insomma. Sì, qualità che servirà anche perché, diciamolo, il vivaio della Robur negli ultimi anni qualche giocatore a livello è riuscito a produrlo, come nel senso Marco Passera, piuttosto che Niccolò Martinoni, piuttosto che attualmente Rosignoli sta giocando qualche minuto, diciamo, anche importante a Scafati in Lega 2, una Scafati che sta lottando anche per salire in Serie A, quindi chissà che Rouge, qui facciamo un grosso in bocca al lupo, riesca magari ad accentrare la promozione. Ma torniamo intanto con la partita qui tra Varese e Treviso, 28-29, certo non sono stati 20 minuti di grande basket, come dice il punteggio, in prospettiva sotto i 60 punti per entrambe le formazioni. Speriamo venga qualcosa di meglio, che il tennis spogliatoio abbia parlato consiglio sia per Varese che per Treviso. Ci auguriamo 20 minuti migliori, soprattutto con meno errori, 8 palle perse da parte di Varese, 10 da parte di Treviso nei primi 20, e si riparte con la nona invece palla persa da parte di Varese. Quindi Fabrizio, in noi il leitmotiv sembra non cambiare, con anche qui Viggiano che va a sbagliare quando quasi sembrava fatta. Sì, sembra di vedere in fotocopia l'inizio dei primi due quarti. Adesso ancora un tiro affrettato nostro, ma sommato alla palla persa direi che dobbiamo recuperare assolutamente concentrazione e riprendere in mano il pallino del gioco. Stipcevic contro Joby Thomas, apertura per Viggiano, finta il tiro un paio di volte, poi lo prende, non è convinto, e si vede, bisogna sempre prendere i tiri quando lo si vuole, senza esitare. In questo caso qui ha ragionato troppo Viggiano, ha pensato tiro non tiro, poi è venuta fuori un mezzo brobrio con la palla che ha scheggiato appena appena al ferro, e i primi 3-4 attacchi di questo terzo quarto, diciamo, non sono stati un granché per Charlie Ricalchetti e coach Giorgi, che si staranno letteralmente strappando i capelli, almeno per chi li ha, perché Giorgi dice, sin da quando era giocatore portava la pelata. Kangur con un altro errore dalla linea dei 6,75, rimbalzo di Viggiano per Gal Mekel, chiude il palleggio, poi torna sui propri passi consegnandola a Marcus Gori, palla sempre per linea esterna per la Benetton, chiama ora il blocco del proprio lungo Mekel, e arriva ancora una volta il blocco irregolare da parte di Benjamin Horter, quindi è il terzo fallo personale da parte dell'austriaco ex Reggio Emilia. Rivediamo anche in questa occasione, ma sembrava anche abbastanza fermo comunque il giocatore austriaco, con ora Rock Stichic a sfruttare invece quello di Jan Artaz. C'è cambio difensivo da parte di Treviso, non viene servito Taz, che poi torna a essere marcato da un lungo, una specie Marcus Goria. Arriva però l'errore al tiro ancora da parte di Varese, con due tappi sopra i due canestri. Ora Gori si alza dall'arco, sbaglia la conclusione, rimbalzo di Stipcevic, si sta giocando al ciapanò in questi primi 2-3 minuti di gioco, usiamo un termine coniato dal dialetto varesino. Kangur per Temurannico, che ha qualche problema ad addomesticare il pallone. Cambio di lato per Rock Stichevic, ancora alla shoot in questa gara, 0 su 3 da 3 punti per lui, chiude il palleggio, va quasi a cercare il fallo, poi brutto errore al tiro da parte di Stichevic, altra palla sprecata. Però Fabrizio, quanti errori, sembra quasi una partita di inizio stagione, un amichevole precampionato in cui le squadre devono rodare i meccanismi più che una gara di fine stagione. Nervosismo a fior di pelle, credo che forse
l'unico tiro giusto l'abbia preso Kangur l'azione precedente, che era un tiro comunque aperto, gli altri tiri affrettati, tiri che non ci stavano, e purtroppo questo è il risultato di aver iniziato senza neanche vedere un canestro. Gori contro Kangur, buona la virata, arriva il canestro da parte del giocatore anche ex Sesca di Mosca, lui che in carriera subito con Treviso ha saputo vincere uno scudetto, due Coppa Italia, anche una Supercoppa Italiana, e Treviso sorpassa dopo aver praticamente inseguito sin dall'inizio della partita. Ora Temurannico prende la bomba, ma c'è il fallo da parte di Diego Fardo per un blocco irregolare anche in questa occasione. Rannico chiede almeno il canestro valido, non sono però dello stesso parere gli arbitri. Qui mi fianco anche Fabrizio annuisce sulla chiamata arbitrale. Vediamo qua in precedenza il movimento di Diego Fardo che va letteralmente a bloccare Calmechel, che poi un po' anche abbraccia il giocatore varesino, però c'è l'errore da parte di Varese, errore anche da parte di Viggiano, c'è il rimbalzo di Fardo, apertura per un field goal che si deve, meno è lui che deve accendere la lampadina, visto che finora il giocatore ha visto con più continuità il canestro in casa varesina. Cuba di Avarà va a realizzare, prendo posizione in post bassissimo, quasi oltre il tabellone, 30-31, Varese torna avanti, anche se con qualche difficoltà in più rispetto ai primi 20 minuti. Mechel si arresta oltre l'arco, scheggia il ferro al suo tiro, lui che non è certo un grandissimo tiratore, anche in campionato ha solo un 29% all'arco, che per un piccolo è una percentuale abbastanza orrida, almeno per la Serie A, magari in A dilettanti potrebbe già essere una percentuale migliore, anche se non è certo un tiratore, più un costruttore, un ragionatore, il numero 6 Trevigiano, che non un finalizzatore della manovra. Fardo non sa bene cosa fare, cerca il consegnato, lo trova ora per Phil Goss, che gli restituisce il pallone. Ancora Goss contro Benjamin Norton, cerca il passaggio schiacciato in area, c'è il tocco della difesa, ma non era certo la soluzione migliore quella scelta dall'esterno americano, che è stato in questa occasione fortunato a trovare un tocco della difesa trevigiana. Giorgic che sente tantissimo questa partita, vedete dare indicazioni ai suoi. Ora Phil Goss raddoppiato, trova lo scarico per Cuba Diawara, che va a trovare il fallo della difesa, e per Diawara il secondo fallo subito in questa gara, che è comunque un giocatore che subisce sempre parecchi falli a partita, con il suo classico gioco, diciamo così, di sfondamento, con anche azione di percussione tra il post medio e il post basso. Sbaglia però il secondo libero, Varese a più 3, 30-33. Mechel a trovare il passaggio per Viggiano, post basso, palla che torna fuori, cambia lato poi anche l'attacco trevigiano per cercare qualche spazio in più nella buona, in questa occasione difesa varesina. Kangur arriva a un passo dal recupero della pallone, e poi Viggiano con un'ingenuità, infrazione di passi sulla ricezione del passaggio, palla persa da parte della Treviso che è un po' in ambasce, due soli punti in 4 minuti di gioco, non che Varese e Fabrizio abbiano fatto molto di più, però le difficoltà dei padroni di casa sembrano abbastanza evidenti. Direi di in questo momento mi sento di elogiare la nostra difesa, perché ha lavorato bene inducendo l'errore Treviso, e soprattutto non dimentichiamoci che lavorare bene in difesa poi dà tanta fiducia anche in avanti, quindi mi aspetto un buon attacco adesso. Ora Phil Goss è bravo a prendere il tempo sul primo passo, Joby Thomas che va a spendere il suo fallo, nella specie il secondo della sua partita per Thomas. E vediamo qua in precedenza in ritardo, va letteralmente ad abbracciare affettuosamente, ma non troppo, Goss, Joby Thomas. Terzo fallo di squadra per Treviso, che si sta pericolosamente avvicinando al bonus con tanti minuti ancora da giocare. Si alza da oltre l'arco ed è fortunato, perché con una quasi tripla tabella, possiamo dirlo, non dichiarata da parte di Diawara. 30-36, torna ad allungare Varese e Treviso si riaffida a Massimo Bulleri, tornato in campo al posto di Mechel. Gori troppo lontano da canestro, Joby Thomas con un'altra tripla letteralmente sputata fuori dal ferro, poi l'ultimo tocco a rimbalzo è di Jeff Viggiano, quindi sarà rimessa per Varese. Buono per una Cimbero che può cercare di implementare il proprio vantaggio, ricordiamo 30-29 si era in favore di Treviso, un piccolo break di 7-0 in favore di Varese.
con un po' più di razionalità sta cercando di attaccare l'area trevigiana. Ora il gioco sta venendo costruito per Diawara, che fatica a liberarsi. Goss deve andare a cercare il tiro Varese, lo fa ora con questo extra passaggio di Rannico per lo stesso Phil Goss, che sbaglia sul cadere 24. C'è rimbalzo di Diawara, sbaglia però la conclusione con l'appoggio al tabellone. Il rimbalzo tenuto vivo da Bulleri, e Treviso può ripartire con un Cimbero che ha sprecato un'occasione ghiotta per tornare sulla soglia degli 8-10 punti di margine. Il fallo ora viene speso dal capitano varesino Temu Rannico, primo fallo per lui, lo vediamo qua nel replay, è il secondo di squadra per Varese. Mentre entra in campo anche Sani Becirovic, finora l'asciutto, 0 su 3 da 2 per lui, 0 su 1 da 3 punti. Tanti giocatori che non stanno girando in questa gara, che comunque è marcata profondamente dal basso punteggio. Ora Goris fugge la marcatura di Kango, poi sbaglia però l'appoggio al momento topico, trova il rimbalzo e il canestro. Ancora una volta Varese non va a tagliare fuori il proprio avversario al rimbalzo, ancora una volta un possesso in più per Treviso, che riesce a capitalizzare e riesce a tenere viva la propria partita. Diciamo che Varese, Fabrizio, riesce a difendere bene per quanto riguarda l'azione, ma poi si perde al momento del primo tiro da parte della Benetton. Bisogna lavorare meglio su tagliafuori, perché anche la stessa difesa che Goss sta facendo su Thomas è buona. Ha preso l'azione precedente di Treviso, ha preso un tiro comunque con la nostra guardia che era lì, insomma, che a mordere. Dobbiamo lavorare meglio a rimbalzo. Anche perché Ortner Docet in questa occasione, avete visto, tiro di Diego Fardo, è riuscito a tagliare fuori Cangro e prendere comodamente il proprio rimbalzo in difesa. Ora Marcus Guri con una buona azione con la gancetto che non va però a segno. Resta a più 4 Varese, con ora un accenno di zona da parte di Treviso, 2-3, molto flottante. Ora Diawara cerca di punirla subito a 3 punti, sbaglia la conclusione. Bulleri cerca di andare in transizione contro Varese, Becirovic con spazio, finta il tiro, non lo prende, rumoreggia un po' la palla verde. Voleva forse il tiro da parte dell'ex Virtus Bologna, che è marcato da Kangro, lo vuole attaccare, si butta dentro, poi cerca lo scarico, passaggio nel traffico ed è fortunato, perché viene subito Horner che si mangia veramente 2 punti già fatti. Varese serve lungo la linea di fondo, Cuba di Avarà, canestro e fallo per la Cimberio, che può tornare a 7 punti di vantaggio su Treviso in caso di realizzazione dell'aggiuntivo. Ortner era abbastanza sconsolato. Rivediamo qui il canestro di Diawara con il fallo che ci pare essere di Marcus Gori. Diciamo molto bravo comunque sempre Diawara anche a giocare dietro la difesa, e spesso a volte il difensore se ne dimentica della posizione presa dall'attaccante. Beh, come dicevo in telecronaca prima, Diawara è un giocatore completo, bravo veramente a giocare in tutte le posizioni del campo, andare negli spazi e poter poi essere innescato. Bravo anche chi gli dà la palla, ovviamente. Sbaglia il libero aggiuntivo Cuba Diawara, 0, scusate, 1 su 2 liberi per lui in questa partita. Ora Vlad Moldoveanu va a trovare il fallo della difesa, nella specie proprio quello di Cuba Diawara, e per il francese il terzo personale. 4 invece i falli subiti da parte di Diawara. Il Varese arriva a 3 falli di squadra, invece Treviso è già in bonus. Allora Bulleri, giro e tiro sulla rimessa, sbaglia la conclusione, c'è stavolta Diego Fardo con il rimbalzo difensivo e si può ripartire dalle mani di Phil Goss. Ovviamente in questi frangenti centrali del terzo quarto, dove mancano ormai circa 2 minuti alla fine del terzo periodo, a gestire in posizione playmaker dietro la schiena per attaccare Joby Thomas, schiacciato il passaggio per Diego Fardo, Temu Rannico sullo cadere dei 24, poi Cuccarolo si traveste per un attimo da varesino perdendo la maniglia, e Diawara non addomestica questo pallone, magari un po' troppo schiacciato. Era un possesso d'oro per cercare di scappare via sul finale del terzo periodo, con il francese anche che si lamentava per una spinta subita da parte della difesa trevigiana.
Bečirović si arresta un passo oltre l'arco per cercare di sbloccarsi, sbaglia però ancora la conclusione. Kangura tutto tondo va poi a subire il fallo della difesa quando cercava anche la schiacciata in terzo tempo. Una buona azione da parte dell'Estone che ha saputo leggere il brutto passaggio dell'attacco trevigiano e arriva inevitabile il time out da parte di Treviso per rimediare a questa situazione. Abbiamo parlato all'inizio di terzo quarto di Vivai, in un certo senso, parlando dell'accordo tra Varese e Treviso. Su questa questione è tornato anche Livio Proli, che è il, diciamo, referente numero uno dell'Olimpia Milano, del proprio organigramma societario, il quale ha detto che bisogna lavorare assolutamente sui vivai. Anche Milano si sta impegnando, anche un programma ben definito, però facile farlo anche con i tanti soldini che girano attorno all'Armani Jeans. Fabrizio di certo ha detto quello che è una pura verità: tutte le squadre dovrebbero impegnarsi di più sui vivai, perché magari si tirano fuori dei buoni giocatori, magari si tirano fuori i giocatori nazionali, magari no, però c'è anche a dire che chi fa tutta la trafila delle giovanili di sicuro, se poi diventa un campione, può rimanere un appassionato, e per crescere come numeri, come importanza mediatica e tutto, questo è un aspetto che spesso a mio parere viene sottovalutato da parte anche di chi magari gestisce la Lega Serie A. No, è indubbio che lavorare sul settore giovanile porta tanti vantaggi. Chiaramente vivai di Serie A provano a costruire giocatori di Serie A, ovviamente, e mi auguro in questo, visto che io faccio parte del progetto del settore giovanile della Canestro Varese, di arrivare al più presto a dare un contributo per fare in modo che qualcuno possa sedersi almeno in panchina con la Serie A. Questo è un dovere che dobbiamo avere noi allenatori istruttori, e io credo che poi di questo ne possa giovare tutto il movimento, ovviamente. 32-39, Varese sempre avanti, 1-30 al termine di questo terzo quarto. Il cambio difensivo di Varese con Kangur su Bulleri che gli tira in faccia, nonostante la comunque discreta difesa dell'Estone, a riportare a meno 5 i suoi. Stičević varca la metà campo, lo consegna a Teimur Rannikko, chiude il peggio troppo presto il finnico, passaggio skip, diciamo così, di Kangur, poi Goss va a commettere una stupidata, recupera la sfera a Treviso che ancora come sul fine del secondo quarto cerca magari di ricucire lo strappo negli ultimi 60 secondi o poco più di gara. Ora c'è il fallo sanzionato a Bulleri, ci pare, sul contatto con Stipcevic, anche se oggettivamente era una serie di batti e ribatti tra i due giocatori, difficile, andiamo qui tra i due, sì, diciamo che forse ha iniziato un po' prima il trevigiano, ma oggettivamente a mio parere forse si poteva anche non fischiare nulla, visto che tra tutti e due, Fabrizio, mi pare che si stavano amorevolmente allontanando l'un l'altro. Sì, sicuramente, anche se devo dirti che Cuccarolo forse con la palla è stato un po' troppo con la palla in mano, se magari la mollava prima riuscivano a fare un'azione diversa. Ora arriva a difendere proprio sullo stesso Goss, proprio su Cuccarolo. Varese fa passare i secondi quando siamo aumentati l'ultimo minuto del terzo quarto. Buono lo scarico per un buon tiro piede a terra del capitano che va a segnare Teimur Rannikko. 34-42, Varese allunga invece respingendo l'assalto trevigiano. Tiro che però ci pare viene dato da tre punti, infatti, per Teimur Rannikko. 2 su 4 da tre punti in questa gara, ottavo punto per lui. Mentre vediamo qua il contatto che ha subito Jeff Vigiano su Diego Fardo, un blocco quasi cieco sembrerebbe dal replay, che non si è accorto del blocco di Fardo, quelli fanno molto molto male. Ne sa anche qualcosa McCaleb, che l'anno scorso subì un blocco bestiale da parte di Ron Slay, non so se ricordi, Fabrizio, lì si prese una botta veramente, me la ricordo ancora, che deve fare tanto tanto male. Sì, anche perché poi quando si giocano questi pick and roll c'è sempre una disparità fisica, perché ovviamente quello che ne fa le spese è il piccolo, la guardia, il playmaker, quasi sempre il bloccante è un lungo, se poi è un lungo di peso come Ron Slay, direi che non è proprio un giro di valzer. Intanto sono attimi ancora in cui Recalcati va a parlare con il tavolo, probabilmente c'è qualche discrepanza con il tabellone,
per i secondi che rimangono da giocare. Si può quindi ripartire. Curioso anche notare che De Nicolao, dopo la starting five, è rimasto parecchio alla schiera. Panguiri in panchina, ora viene rischierato da parte di coach Djordjevic. Dopo i 6 minuti iniziali, praticamente si è fatto 20 passa minuti in panchina affilati. Vedremo se saprà tenere il filo con la partita. Playmaker anche medaglia d'argento l'anno scorso agli europei di categoria con la nazionale italiana. E poi c'è lo scarico per Cuccarolo, che in questo caso riesce a finalizzare bene l'azione. Il 2-21, tra l'altro anche stato in lo show dei record, nota trasmissione televisiva italiana, come uomo più alto d'Italia con i suoi 2,21 m. Ora Kangur con la bomba. Varese chiude il terzo quarto con due bombe a fila, prima Temu Rannico, poi Christian Kangur. Quindi 36-45 il finale del terzo quarto, pubblicità e poi ci rivedremo con l'ultimo decisivo periodo. Si riparte con Varese avanti di 9 lunghezze, 36-45, con un 14-26-2, 5-17-3 punti per Varese contro un gelido 11-32, 4-13-3 punti invece per Treviso. Non tantissimi liberi, presenti inesistenti, 2-3 per Treviso, 2-4 per Varese. Una gara un po' strana questa, con pochissimi liberi tentati. Ora Rannico va a prendere il blocco di Diego Fardo quasi sulla linea del laterale. Phil Goss, ora che viene lasciato per un attimo libero, cerca lo scarico per Temu Rannico, cambia lato pericolosamente Varese. E poi viene fischiato un fallo alla difesa sul pressing di Vlad Moldoveanu, che al college aveva un soprannome abbastanza, come dire, lo diciamo in italiano, lo diciamo in italiano, Vlad l'impalatore. Non è che aveva una grande fantasia gli americani. Quattrovisi invece è soprannominato il Conte, chiaramente Conte Vlad. Bisognerebbe chiedergli se è contento di questi soprannomi, perché tutto quello americano non mi sembrava molto carino nei suoi confronti. Allora Phil Goss che va fino in fondo a realizzare, 36-47, massimo vantaggio per Varese, più 11. La Cimbero cerca lo strappo decisivo in avvio di ultimo periodo. Thomas per Moldoveanu contro Kangur, lo vuole attaccare, trova giustamente anche il fallo del giocatore ex Virtus Bologna, con un playoff con pochissimi errori al tiro in quell'anno, ingaggiato dalla Virtus proprio solo per il post stagione. E poi dopo due annate in maglia biancorossa che l'hanno lanciato, tant'è che l'anno prossimo dovrebbe andare finalmente a Siena, formazione in cui aveva già firmato il contratto quest'estate, poi l'ha già in prestito qui a Varese. Marcus Gorì però non ci sta, il vecchio leone con la tripla riporta sotto le 10 lunghezze di distacco Treviso, 39-47. Stipcevic per Temu Rannico, sempre prezioso e fondamentale il capitano biancorosso, per lui anche 3 assist in questa gara. Giocatore che quando non c'è si sente tantissimo. Lo scarico per Rok Stipcevic allo scadere dei 24, qui un'altra volta la dea bendata assiste Varese e Stipcevic sblocca anche sul tabellino con un canestro di tabella. 2 punti per lui in questa gara. Moldoveanu ora contro Kangur, scarico fuori per Gorì che sente la mano, sbaglia però il tiro in quanto è corto sul primo ferro. 39-49, più 10 Varese. Phil Goss che in questa gara ha gestito più i ritmi più che andare a fare il finalizzatore. Stipcevic a sfruttare il blocco di Diego Fardo, vedremo se dopo il canestro in precedenza si sentirà un dovere di trovare un altro canestro. Cioè si cambia lato per Phil Goss, ancora lo scadere dei 24, la conclusione di Varese. C'è il rimbalzo invece di Sani Becirovic con Stipcevic che la tocca e Kangur parte in contropiede. Terzo tempo e schiacciata per l'Estone, 39-51. Varese vola sulla più 12 con l'11° punto di Kangur, terzo giocatore in doppia cifra di questa gara, punteggio bassissimo. E ora c'è il fallo di Diego Fardo nei confronti di Marcus Gorì e per Fardo è il terzo fallo personale. Vediamo qua netto il fallo di Fardo, stava cinturando
il lungo di Treviso. Stato un Gori che ha iniziato la stagione al PAOK Salonicco prima di arrivare a Treviso, stagione in corso. Mentre c'è Moldoveano tra i fischi del pubblico e rientra in campo Benjamin Horter. Partita bucata per entrambi, potremmo dire, quest'oggi. Una prestazione abbastanza contro per, sia per Horter che per l'altro giocatore rumeno. Poi c'è, si lotta a rimbalzo, alla fine col terzo tocco arriva Marcus Gori, giocatore che non ci sta, è l'ultimo ad arrendersi dei suoi, anche se manca ancora tantissimo. Meno 10 per Treviso, 41-51, 7-15 da giocare. Stičević dietro la schiena per liberarsi del pressing di Treviso, poi per un attimo aveva quasi recuperato la sfera di Nicolao, giocatore patavino, classe 1991. Dato gli onori delle cronache perché quando era ancora giovanissimo in un derby col Petrarca in Serie C si realizzò 65 punti. E sono sempre imprese, Fabrizio, che vogliono comunque dire qualcosa. Lui comunque a 21 anni gestisce già quasi da co-titolare la regia della Benetton Treviso. Sicuramente, anche se io da allenatore devo dire che preferisco una distribuzione dei punti e privilegio un aspetto di squadra che un aspetto individuale. Lui ha sicuramente dei numeri che altri non hanno e sicuramente tanto di cappello per questo. Becirovic con la bomba, 4-4-5-3, Treviso a meno 9. Goss, palleggio insistito da parte dell'americano che fa mangiare qualche secondo all'attacco varesino, anche più di qualche, con la palla sempre lontana dall'area colorata. Una Varese in questo quarto sta facendo una maggiore fatica ad attaccare l'area colorata rispetto ai precedenti 30. Mentre arriva un fallo da parte della difesa, vediamo qua De Nicolao sulla tentativo di penetrazione di Rok Stičević, la mano destra va a cercare il pallone, trova invece solo le braccia del play della nazionale croata, anche se per lui solo pochi spiccioli in campo agli scorsi europei nello scorso settembre. Diawara prende il tiro da lontanissimo, una soluzione forzata, difatti arriva l'errore con il rimbalzo da parte del Treviso che può sfruttare questo pallone per cercare di entrare ancora di più in partita. La Benetton va dalle mani di Sani Becirovic, quasi raddoppiato con l'aiuto di Timurannico, e poi arriva invece il fallo da parte di Rok Stičević che stava appoggiando la mano sinistra sul corpo del giocatore sloveno. È il terzo fallo anche per Rok Stičević. Vediamo qua, anzi, un tentativo quasi di cinturare il ex anche giocatore varesino, uno dei due ex della gara insieme a Joby Thomas. Si smarca completamente Joby Thomas, errore di Varese, rimedia però Jan Artaz con la stoppata. E c'è ancora Phil Goss che non prende il blocco di Kangor, chiama lo schema corna. Diawara marcato da Becirovic, vediamo se Varese cercherà di andare alle sue mani, invece l'azione viene fermata prima per un fallo della difesa, ancora di Nicolao, ed è il suo secondo fallo personale. Abbiamo rivisto qua da replay il fallo del giocatore padovano, ora cerca di rubare la sfera a Goss, Sani Becirovic si butta dentro, chiude il palleggio, cerca l'aiuto della tabella, sbaglia però la conclusione. Phil Goss, punteggio che è fermo sul 44-53 da qualche minuto, prende un'altra bomba a Treviso, sbaglia la conclusione, rimbalzo e altro tiro subitaneo dall'arco per la Benetton. Se lo sbaglia c'è un altro rimbalzo a favore di Varese, sempre con Christian Kangur, giocatore forse più presente a rimbalzo quest'oggi da parte di Varese. Stičević a sfruttare il blocco di Tazza, gli si apre un'autostrada e non si fa pregare Rock. Canestro tre punti per il più 12 varesino, una Cimbero che ha saputo, Fabrizio, punire Treviso. Parecchi possessi non capitalizzati dai verdi della marca e Stičević battezzato in questa occasione la difesa trevigiana ha punito subito.
Stiamo giocando facendo delle buone letture, stiamo giocando ai 24 secondi perché siamo avanti, non dimentichiamocelo. Siamo avanti praticamente all'inizio del quarto quarto di mediamente di 10 punti, quindi è giusto giocare con il tempo e soprattutto, aggiungo io, adesso sarebbe giusto anche alternare un po' di gioco interno, visto che abbiamo sia Taltz che Diawara che possono sicuramente darci una mano nell'area colorata. E tra l'altro cogliamo insomma l'occasione per menzionare un fatto increscioso, ovvero nei disordini di Genova, visto che il calcio penso sia un po' sulla bocca di tutti, tra i vari diciamo tifosi, se possiamo chiamarli così, ma non penso proprio, che hanno subito il DASPO, c'è anche un canturino facente parte della tifoseria organizzata della Bennett Cantù, quindi le commistioni sono veramente tante, si fanno tanti tanti chilometri per fare questi atti che non hanno nulla a che vedere con lo sport. Ma torniamo subito al basket giocato con Orten alla pile per Massimo Bulleri, e c'è il fallo abbastanza ingenuo in questa occasione da parte di Janar Taltz, che va a fermare subito il gioco. Intanto i risultati degli altri campi, quando siamo ormai verso i finali: Avellino sprofonda Cremona, meno 24 al 37esimo, Casale Monferrato avanti di 1 con Bologna. Questa potrebbe essere una notizia interessante, visto che in caso di vittoria Varese arriverebbe a meno 2 dalla Virtus Bologna con gli sconti diretti a favore. Vince Sassari su Biella e Caserta sta perdendo contro Venezia, mentre arriva oltre lo scadere dei 24 questo tiro da parte di Treviso, con una buona difesa varesina quando siamo ormai al 36esimo. Varese sta cercando di blindare due punti importanti e rimane magari il rimpianto per qualche punto dato via lungo la stagione, per magari essere più vicini a Bologna, alla pari se non magari anche oltre. Kangor per Phil Goss si butta dentro, va fino in fondo a trovare una infrazione di passi, sanzionata all'americano che sul contatto diciamo del sandwich ha poi fatto un passettino in più. Micirovic sottotono la sua prova quest'oggi, 1 su 7 globale dal campo per lui, che deve essere il trascinatore di Treviso, il mio marcatore di solito della Benetton. Joby Thomas contro Kangor, lo conosce bene anche per essersi allenato l'anno scorso insieme a lui. Ora Ortner va a cercare i primi due punti della sua partita, non li trova neanche in questa occasione. Troppi giocatori che hanno steccato nella Benetton quest'oggi, d'altronde 44 punti in 36 minuti, lo dicono lunga su quale sia stata la prestazione della Benetton quest'oggi. Stipcevic chiude il palleggio, trova Yakuba Diawara su cui c'è la marcatura in aiuto di Joby Thomas, va dentro di potenza e trova il fallo della difesa, la cimbiera, una specie Sani Becirovic, terzo fallo personale per lui. Con Kangur in lunetta, ci pare sia stato dato buono anche il canestro all'estone. Lo vediamo qua con una mano sola, la destra, a realizzare una impressionante dimostrazione di coordinazione. Qui molti dovrebbero magari cercare di imparare anche dai giocatori professionisti. Realizza anche il tiro libero e qua Varese 44-59. Possiamo dirlo, Fabrizio, mette in ghiaccio la partita. Diciamo solo che mette in ghiaccio la partita, io sono scaramantico, è una partita per noi troppo importante, quindi stiamo attaccati a tutto e cerchiamo di stare concentrati fino in fondo. E Bulleri non ci sta, giocatore che ha vinto tanto in carriera, giocato in squadre prestigiose, Benetton, Virtus, Armani Jeans, Milano. Aveva giocato anche con la nazionale, chiaramente era in Svezia, quel bronzo che valse la qualificazione alle Olimpiadi, ed era chiaramente anche ad Atene nel 2004 quando la nostra nazionale toccò l'apice prima di finire in un profondo burrone in questi anni. Taltz a riaprire per Phil Goss, Varese può anche giocare con i 24 secondi, 3 minuti al termine della gara, con ora lo stesso americano Phil Goss che va a subire il fallo della difesa, il quarto di Sani Becirovic. E ci saranno anche due tiri liberi per Phil Goss a cronometro fermo, in quanto
stato raggiunto il bonus anche da parte della Benetton, per questo l'occasione di andare in doppia cifra, finora per lui 3 su 4 da 2, 1 su 4 da 3 punti, due rimbalzi difensivi, va a realizzare il primo libero, vediamo se riuscirà a realizzare anche il secondo, a segno anche il secondo, quindi Varese va a più 14, 4-7-6-1. Marcus Goria da scaricare fuori per Jeff Vigiano, ma sono tutte iniziative abbastanza monocorde quelle dei giocatori di Treviso, non si vede un piano abbastanza organizzato di gioco, e ora arriva anche il fallo subito da Marcus Goria, che cercava più con la forza della disperazione la via del canestro, e vediamo qua netto il fallo di Yacuba Diawara, anche per lui è il quarto fallo in questa partita, sono possibilità di trovare punti a cronometro fermo da parte della Benetton Treviso, questi sono sempre magari diciamo falli che se possibile è meglio non commettere vista anche la situazione di vantaggio. Sì, anche se tutto sommato è stata un'iniziativa che se non fermata con un fallo era probabilmente un canestro, sì certo, quarto fallo di Diawara, però sai, sono sempre quelle cose dove uno difende o non difende. 2 su 2 per Goria liberi, che ha un 79% dalla linea della carità in questa stagione. Goss ancora a tenere il palleggio, non ha fretta per attaccare il canestro varese contro Sani Becirić, magari anche cercare il fallo, poi trova lo scarico in area per Kangur che deve tirare sulla serie dei 24, sbaglia la conclusione. Cimbero che sta cercando di addormentare la partita, Gori mette palla a terra, difende bene l'area Kangur con il corpo, poi salta sulla finta di Joby Thomas, Diawara, e poi va a realizzare anche il canestro del meno 10. Treviso vuole lottare fino in fondo per cercare di rendere dura la vita varese. 1:50 al termine dell'incontro. Temuranico sfrutta il blocco, si resta dai 6:75, sbaglia la conclusione, la tocca Rok Stičević e c'è il pallone recuperato a porti Treviso, un croato che non si lamenta neanche per un possibile contatto avvenuto in area, altro pallone nelle mani di Treviso che dovrà cercare una soluzione rapida magari anche da tre punti per cercare di accorciare le distanze, ci prova subito Marcus Goria, trova solo il ferro, c'è il rimbalzo di Phil Goss, 1:30 al termine a giocare e per Varese è quasi fatta, mentre nel silenzio del Palaverde si sentono gli arditi con Phil Goss che mette i chiodi sulla bara, 51-64, Varese espugna ancora un'altra volta consecutivamente la terza, il Palaverde di Treviso, e trova due punti fondamentali nella corsa ai playoff, considerando che Avellino ha perso in maniera clamorosa 83-55 e le voci dicono che sono qualche mese che non vengono pagati gli stipendi ad Avellino, probabile fine corsa per l'era Avellino in questa stagione con la squadra che ha tirato i remi in barca. Viceversa, Roma giocherà stasera contro Milano, queste sono le due avversarie più vicine a Varese per lottare per l'ottavo posto. Ora Diawara ancora con un'altra bomba, di certo se arrivasse Fabrizio anche un aiutino da Casale sarebbe il massimo. Eh beh, dai, ogni tanto chiedere qualcosa alla fortuna non fa male, intanto ci intaschiamo questi due punti fondamentali sia per quanto riguarda la classifica verso i playoff ovviamente, sia per quanto riguarda l'autostima, che non dimentichiamoci è sempre una buona cosa. Tanto avete visto in curva di Treviso uno striscione 28 aprile 2012, vogliamo vincere. Ebbene, spieghiamolo per chi magari non lo sapesse. Nel prossimo turno c'è il derby Venezia-Treviso, si gioca a Treviso e capite quanto, diciamo, per fare un paragone è un po' come Cantù-Varese per noi, quindi oltretutto col fatto che Cantù, mettiamo, giocasse al Pala Whirlpool e stia disputando un'ottima stagione, possiamo capire quale sia la voglia e la rabbia dei tifosi di aggiudicarsi questa partita da parte di Treviso, a cui non possiamo che fare, diciamo, un grosso in bocca al lupo per questo derby,
per Varese invece sono arrivati 2 punti nel modo magari non più spettacolare possibile, però bisogna dire sono arrivati con una buona difesa di squadra, tenendo Treviso a percentuali gelidissime dal campo, 15 su 39 da 2, 6 su 19 da 3, che significa una difesa ben rodata da parte di Varese, e sono arrivati anche con una discreta distribuzione di tiro. Ora scherzano anche i giocatori di Varese, visto il capitano Rannico come sorrideva su questo ultimo canestro su palla recuperata. 5-5-7-1, più 16 all'andata, più 16 al ritorno. Varese ha vinto contro Treviso una gara, possiamo dire Fabrizio, che per 20 minuti non è stata di certo bella, anzi 28-29 per i primi 20 minuti sembrava una gara tirata. È saputo uscire alla distanza come un diesel grazie alle buone prove di Avarà, allo stesso Temu Rannico e un Filgos che nell'ultimo quarto ha saputo trovare quegli equilibri, anche dei punti dalla lunetta che hanno mandato avanti Varese. Momento perfetto, mi trovo assolutamente d'accordo sulla tua analisi. Non dimentichiamoci che era una partita per Varese, come del resto anche per Treviso, fondamentale, quindi i primi 2 tempi sono stati piuttosto nervosi, e però poi gli ultimi 2 Varese è decollata dando veramente dimostrazione di grande forza mentale, in questo momento serve tanto, quindi complimenti a Varese, io sono felicissimo e avanti così. Ecco, andiamo a guardare, visto che c'è un attimo di tempo, anche il calendario dice che nelle prossime giornate Varese incontrerà Cremona, domenica prossima in casa, viaggerà ad Avellino e avrà ancora in casa Teramo. Certo, Cremona non è un avversario facilissimo, visto che ha vinto 7 delle ultime 9 partite, da quando è arrivato anche Jason Rich, ottima prova per lui. Roma invece giocherà contro Casale, poi viaggerà a Pesaro e fino all'ultima riposerà, quindi già anche una gara in meno per Roma. Avellino riposerà domenica prossima, giocherà in casa proprio contro Varese e poi andrà a Venezia. Insomma, ho visto il calendario, mi sembra proprio che sia dalla parte di Varese in questo caso, oltre anche ai punti in classifica, che a questo punto sono 4 su Avellino e minimo 2 in caso Roma, facciamo conto, batta stasera Milano nel posticipo. No, direi che sicuramente il calendario è un calendario che definirei buono, però noi secondo me dobbiamo pensare a come siamo noi e a vincere ogni partita. Queste 3 partite per noi devono essere 3 finali, perché comunque oltre a darci magari il passaggio, magari ci dà anche l'opportunità di migliorare anche la nostra classifica per i playoff. Quindi da Treviso è tutto.